883, la regina del celebrità, e chissà se diventerà una celebrità, noi glielo auguriamo. Sicuramente in questi giorni fa parlare il suo video che sta girando su Instagram insieme alla pagina Musica Bella da Dio e Milano Bella da Dio. Stiamo parlando di Céline Natur. Buongiorno Céline, grazie di essere qui con noi. Buongiorno, grazie a voi. Allora Céline, ti abbiamo appunto contattato e tu hai accettato il nostro invito perché proprio in questi giorni sta girando questo video in cui sei andata in giro a chiedere a, penso, turisti o comunque diciamo studenti fuori sede, molto fuori sede, che cosa non amano, quali artisti non amano del panorama musicale internazionale. Noi parliamo di Milano, parliamo di musica, quindi non potevo che averti ospite qui con noi questa mattina. Come nasce questa idea e chi erano i ragazzi e le ragazze che hai incontrato e cosa ti hanno detto? Sì, no, questa idea è cresciuta nel senso che perché avevo voglia di chiedere delle domande un po' provocative, cioè una domanda che nessuno chiede mai, infatti Beh, sì. Quando l'ho chiesto un po' di gente hanno messo un po' per capire chi sono gli artisti meno, cioè, meno apprezzati. Di meno, sì, infatti. Beh, effettivamente però, Céline, di solito si chiede cosa ti piace di più, ma non si chiede cosa ti piace di meno. Quindi hai fatto un'ottima domanda. Esatto, no, infatti, quindi era proprio una sorpresa, infatti, quando hanno detto, cioè, Kanye, The Weeknd, Drake, che sono artisti, cioè, enormi. È vero. E infatti abbiamo anche chiesto a tanti italiani e hanno detto che a loro non piacciono la musica trap italiana. Quindi anche quello. Poi ci si chiede come facciano comunque a fare così tante visualizzazioni. Forse perché non piacciono, no? Proprio perché non piacciono, li guardi per insultare. Non lo so, esatto. Chissà cos'è che ci muove. Esatto, c'è una domanda in cui le persone sono più interessate a sentire, cioè la risposta. È giusto, è giusto, è giusto. Ma insomma, tu sei di Londra, giusto? Sì, okay. Sono di Londra e. Come la trovi questa città? Ormai sono 3 anni che vivi in questa città, come ti trovi qua a Milano? E a sto punto ti devo chiedere anche che cosa non, qual è la cosa che ti piace di meno di questa città a questo punto? Non ti devo chiedere quella che ti piace di più. Certo, vabbè, a Milano mi trovo benissimo perché mi piace la città, mi piace la gente che c'è qua e per me era proprio una new start, a new chapter. La cosa che mi piace di meno... Quelli che vengono da Londra a vivere qui, no, scherzo. No, cioè, la cosa che mi piace di meno forse in comparison, c'è la differenza tra Londra e Milano. Ovviamente Milano è molto più piccolo, quindi c'è un po' meno da fare, però alla fine trovi sempre qualcosa. Ecco, lo diciamo subito agli amici di Seregno, che a Milano c'è meno da fare rispetto a quello che possono fare a Seregno anche. No, non è vero, immagino, vedi, ragazzi, tutto è relativo, cioè, capito? Se arrivate da Londra, Milano sembra un paesino, capito? Ovvio, okay. Che se arrivate da Casal Pusterlengo, Milano sembra una grande metropoli, è giusto, no? È la relatività, no? Einstein ne ha fatto una vita su questo tema. Céline, tu ti occupi anche di moda, giusto? Quindi insomma, anzi, mi sa che sei venuta qua per quello oppure è un caso? Sì, ma in realtà mi sono trasferita a Milano dopo che mi sono laureata, perché mi sono laureata peak Covid, cioè piena Covid, non c'era neanche niente da fare anche a Londra, quindi mi sono trasferita qua per fare un'esperienza tipo exchange, uh-huh. E poi mi sono trovata così bene che ho detto, cioè io vorrei lavorare qua, cioè questa è la città della moda. Perfetto. Ecco, settimana che arriva è la settimana impegnativa per te allora a questo punto. Esatto, sì, c'è Fashion Week Uomo adesso, è iniziato oggi. No, ci sono tante belle cose che stanno succedendo in questa settimana, quindi... Ecco, allora, visto che noi siamo a questo punto, non so, Céline, io ho questa idea di te che sei un po' cattivella, cioè a questo punto, che vai a vedere le cose che c'è, io spero, cioè, senza offesa, nel senso, anzi, un pizzichino di cattiveria ogni tanto ci vuole nella vita per renderla più simpatica. Questa settimana cominceremo a vedere gente in giro vestita in maniera improponibile, però anche, lo sappiamo, vero? Questa cosa è normale quando c'è la Fashion Week, di gente che si veste in maniera assurda in giro? Ma è quello, questa è la settimana di farlo. Cioè, o questa settimana o mai più. O carnevale, verrebbe da dire. O questo o Halloween, verrebbe da dire. Cioè. Oh, ma mi piace, c'è un modo di esprimere
stesso in questo modo, fashion week è proprio quel momento. Ok, Celine, se vogliamo seguire un po' quello che fai, che immagino appunto questa settimana andrai in giro, racconterai. Poi ho visto che tu hai due profili in realtà su Instagram, fai anche fotografia o qualcosa del genere, giusto? Non ho ben capito. Certo. Ok. Dici un po' allora le coordinate per poterti seguire. Ah, ma su Instagram abbiamo il mio profilo main che è Celine Nature e poi abbiamo anche la pagina Musica Bella da Dio che ho fatto questo video per loro perché siamo un team di amici e persone in generale che cioè abbiamo questa passione per la musica. Ok, Quindi, ma interessante tutto, Musica Bella da Dio è molto interessante perché poi dà anche gli appuntamenti della settimana, dice anche esatto. quello che ci sarà, ad esempio vi ricordo che domani al Forum d'Assago c'è il concerto di Massimo Pericolo, che è contenta, dice anche a Viola, ci va, c'è il biglietto, quindi deve andarci la nostra redattrice Viola. È proprio cresciuto come questo progetto che noi abbiamo questa passione per la musica e vogliamo raccontarci un po' degli artisti italiani, e, cioè quelli emergenti, però in generale anch'io voglio provare a prendere questo outlook un po' più internazionale, perché alla fine la musica è quello anche. Giusto, giusto, giusto. Poi molto bella, per quanto riguarda Milano, c'è anche, avete fatto una playlist, ho visto che sono gli artisti emergenti di Milano, una playlist che ormai è aggiornata già dall'inizio del 2023, quindi più di un anno questa playlist, e continuate ad aggiornarla, quindi grazie anzi per farci conoscere un po' di Certo. artisti che magari non possiamo tutti conoscere, insomma, e magari chissà passarli anche in radio. Sì, no, ma infatti abbiamo, nel nostro team abbiamo Silvio che è molto appassionato della musica emergente di Milano, quindi grazie a lui abbiamo fatto questo playlist anche. Perfetto, allora Selin, prima di salutarti, ovviamente la domanda è di rito anche per te: qual è l'artista che non ti piace? L'artista che non mi piace. Ariana Grande, devo dire. No, Come mai, povera Arianna, cosa ti ha fatto? No, non. cioè, fa delle canzoni belle, però è un po' Barbie Girl per me. Ecco, l'avevo detto, no? Ecco a voi la nostra black girl, che Celine diventa la bad girl di questa trasmissione. Celine, grazie mille davvero di esserti collegata con noi. Seguitela, allora, abbiamo detto Celine Natur, scritto Natour, cercatela su Instagram, seguitela e seguite anche i consigli di musica che dà. Grazie mille, grazie a voi. E di moda, quindi mi raccomando. Oh, io aspetto grandi foto da questa settimana, Selin. Io metto tra i preferiti il tuo profilo perché voglio seguire grandi evoluzioni della Fashion Week. E Grazie. allora, ovviamente, Selin, ti dedico la prossima canzone che avrai già capito chi sarà. E ovviamente, ho maledetto subito, sono stato velocissimo a trovarla in database. È ovviamente Ariana Grande con Seven Rings. Ciao, Selin, grazie mille di essere con noi. E Grazie. a voi invece, che magari vi piace, Ariana Grande con Seven Rings.